L'Istituto di Credito Fanese va in controtendenza ed investe nel territorio, potenziando i suoi sportelli. Venerdì è stata inaugurata la nuova sede ristrutturata ed aggiornata tecnologicamente di una storica agenzia della banca, quella di Marotta. Gli spazi della vecchia agenzia sono stati infatti rivisti sulla base di un progetto che ha messo al centro la persona, privilegiando la privacy e la consulenza, mentre le operazioni di routine possono essere gestite dalla clientela in completa autonomia e in modo semplice ed immediato attraverso una cassa self ed uno sportello automatico evoluto che si aggiungono alla bancomat tradizionale. Ognuno dei 7 dipendenti che costituisce la squadra ha così uno spazio dedicato nel quale accogliere nel modo più professionale e confortevole la clientela. Questa è la nuova filosofia aziendale della BCC di Fano, che guiderà anche la ristrutturazione di altri sportelli. Tecnologia al servizio del cliente, accoglienza e consulenza personalizzata, integrazione con il territorio. Questo sportello, che era piccolo, così come è stato impostato e diciamo rimesso a posto, dà l'impressione di una spaziosità e quindi sicuramente per i nostri clienti, i nostri soci di Marotta, questa è una bella innovazione, ma lo è anche per noi, perché in ogni caso, per quanto riguarda l'operatività, questa è un'operatività più congeniale anche a dei clienti, ai giovani, a quelli che comunque hanno bisogno di un rapporto con la banca ma amano anche muoversi in autonomia, e qui ci sono gli strumenti per farlo. Uno sforzo comune di impiegati e titolare della filiale, che hanno lavorato e vissuto per quasi 5 mesi in un container, e della clientela, che ha compreso lo sforzo ed accettato i piccoli inevitabili disagi di questa situazione. L'apprezzamento della clientela poi per l'impegno della banca è stato testimoniato in occasione dell'incontro che si è tenuto presso il ristorante Le Vele e che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone e clienti della banca. Il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, ha sottolineato l'impegno profuso a sostegno dell'economia locale, dell'azienda e del turismo. L'inaugurazione dello sportello rinnovato è stata così un'occasione per i vertici dell'istituto di incontrare soci e clienti in un comune importante come quello di Marotta e Mondolfo.